Aula bloccata per l'emergenza Covid-19. I consiglieri però non arrestano la loro attività e sui social diffondono auguri e messaggi di speranza. In Toscana sono più di 1.500 le persone contagiate. Gianni vede lo stesso spirito che portò all'Unità d'Italia. Il coronavirus non ha fatto eccezioni neppure con il Consiglio regionale toscano. La positività del consigliere Stefano Scaramelli, in quarantena a casa ma in buone condizioni, hanno indotto l'aula a sospendere ogni attività. Palazzo del Pegaso è stato chiuso per la sanificazione e, in attesa del via libera oggi da parte della conferenza del capogruppo, la prossima seduta si dovrebbe svolgere in videoconferenza giovedì 26 o venerdì 27 marzo. La pausa forzata non ha però bloccato la volontà di dare comunque un segno di presenza alle nostre comunità, sfruttando i social network, in modo da raggiungere più persone possibili. A cominciare dal presidente regionale Enrico Rossi, che ha voluto ringraziare tutti gli operatori del comparto sanitario e i volontari, e poi ha sottolineato lo sforzo della Toscana di essere autosufficiente per quanto riguarda mascherine e altro materiale medico. La prossima settimana, ha spiegato il governatore, i nostri imprenditori saranno in grado di produrre 150.000 mascherine chirurgiche. A Rossi si è aggiunto Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, che oltre alle raccomandazioni e ai ringraziamenti ha voluto dare un messaggio di speranza, soffermandosi sulla data del 17 marzo 1861, quando fu sancita l'Unità d'Italia. La coesione di intenti di allora, ha concluso Giani, è la stessa che si ritrova oggi nello sforzo collettivo per superare questa emergenza. I cittadini e cari operatori della sanità, sento il bisogno di fare con voi il punto della situazione su questa emergenza del coronavirus. È un momento difficile, viviamo sicuramente tempi senza precedenti, ma il fatto positivo è che tutti stiamo collaborando. Prima di tutto voi, da casa, poi gli operatori della sanità e anche chi deve recarsi al lavoro perché c'è attività produttiva o perché il suo è un servizio essenziale. La sanità si conferma nella vita quotidiana di tutti noi come un vero e proprio patto che abbiamo costruito insieme. La salute è un patto collettivo e di positivo in questi tempi c'è il fatto che ci sentiamo comunità più di sempre. Voglio prima di tutto ringraziare molti imprenditori della Toscana che ci aiutano a produrre la cosa più banale, tante mascherine chirurgiche, camici, occhiali, visiere di sicurezza di cui c'è estremamente bisogno. Li ringrazio e credo che il loro lavoro sia un segno importante di un contributo che si sono sentiti in dovere di dare in questo momento difficile. Siamo l'unica regione che fa autoproduzione di questi strumenti, come le mascherine chirurgiche di cui c'è bisogno. Abbiamo distribuito, al netto delle mascherine che ci sono state portate dalla Protezione Civile Nazionale e che molti operatori sanitari giudicano inadeguate, oggi abbiamo distribuito negli ospedali della Toscana 47.000 mascherine chirurgiche. Sabato ne avevamo spedite ancora di più e domenica ben 40.000. Domani distribuiremo ai medici di famiglia 20.000 mascherine e insieme a loro ai pediatri. Distribuiremo anche 50.000 nuove mascherine negli ospedali, 5.000 tute per fare i sopralluoghi nei casi sospetti, 11.000 camici e 6.000 mascherine FFP2. Insomma, ci stiamo impegnando e a regime la Toscana riuscirà ad autoprodurre entro venerdì qualcosa come 100.000 mascherine chirurgiche e per martedì della prossima settimana ben 150.000. Come sapete, una delle questioni... la nostra unità e quindi i nostri valori. I nostri valori significa ricordare che oggi è il 17 marzo e quindi qualcuno poco fa me lo stava chiedendo perché ci sono in giro tante bandiere tricolore. Perché oggi noi le esporremo tutti e anch'io ho il mio tricolore che sarà sulla finestra, Gabriele, mio figlio, fra poco lo metterà, perché in questo momento noi ricordiamo come esattamente
159 anni fa, era il 17 marzo del 1861, l'Italia diventava una nazione unita. Diventava una nazione unita, in realtà lo era stato un processo molto rapido di 2 anni, era dal 1859 quando i toscani, proprio noi, i toscani, avevano cortesemente invitato il Granduca Leopoldo II ad andarsene. Era il 27 aprile del 1859. E questo significò che accanto alla Lombardia e il Piemonte, che si erano uniti grazie alla battaglia di Solferino e San Martino, ecco che le regioni del centro Italia, seguendo l'esempio della Toscana, arrivarono a un plebiscito, a un referendum. Si svolse per l'11 e 12 marzo del 1860. Ma proprio perché il referendum fu qualcosa di straordinario, pensate che vi fu in Toscana 366.571 che votarono sì, il 94% della popolazione, per questo invece che il referendum poi fu chiamato plebiscito. Ecco che tutte le regioni del centro Italia, le Marche, lo Stato Pontificio del Lazio e poi tutti gli altri avevano, diciamo, come obiettivo ripetere quello che era stato fatto in Toscana. Questo avvenne e quindi anche il centro si unì all'Italia. Non da meno sono stati i consiglieri regionali, che hanno caratterizzato i loro messaggi con sfumature politiche, incoraggiamenti e soprattutto tanti grazie. Stefano Baccelli del PD, soffermandosi sulle polemiche per le scelte governative, ha ricordato che questa epidemia è come una guerra. All'inizio ci ha colto impreparati, ma poi il paese ha iniziato a reagire e lo sta facendo sempre meglio. Tra le fila del centrodestra, Paolo Marcheschi si è detto dispiaciuto per l'attacco subito dall'Italia e ha accusato l'Europa di averci lasciato da soli. Il rappresentante dei Fratelli d'Italia ha comunque concluso il suo intervento con la certezza che la nostra nazione ce la farà anche questa volta. Sempre dall'opposizione, questa volta a firma Movimento 5 Stelle, è arrivata la notizia di una donazione a favore della Protezione Civile. Irene Galletti ha spiegato che il taglio dei loro stipendi ha permesso di raccogliere 85.000 euro e aprire così un fondo da destinare al Dipartimento. Quest'oggi mi sento di condividere una riflessione rispetto alla situazione drammatica che stiamo vivendo. Prende la scorta dalle polemiche che ancora ci sono sul governo che poteva fare più e meglio, la Regione Toscana, l'Unione Europea, gli altri paesi europei. Tutto legittimo, siamo una democrazia, non siamo in Cina, è giusto che ognuno abbia ed esprima le proprie opinioni. Ma io credo che il punto che non dobbiamo perdere di vista è che l'evento, questa epidemia che stiamo affrontando, è un evento tale che può essere paragonato per analogia solo ad una guerra ingiusta, imprevedibile, non dichiarata, e che quindi per forza di cose ci ha colto impreparati all'inizio. Guardate, anche per chi, come quelli della mia generazione, hanno affrontato periodi particolarmente gravi nel nostro paese, penso agli anni di piombo, penso alle mafie, penso alle ripetute crisi economiche, questo è un evento, una situazione assolutamente. Come ripartiremo? È vero che adesso siamo in guerra, se pensa a questa guerra, con questo nemico subdolo invisibile che corre, 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 ma ci costringe a nasconderci. Non corriamo, noi ci tocca nasconderci e nascondendoci lo batteremo. E quindi dobbiamo ripartire in fretta. Dispiace ovviamente capire che c'è un po' di pregiudizi nei confronti dell'Italia, pregiudizi nei confronti degli altri paesi, nei nostri confronti, che ci vedono come persone che non si prendono le responsabilità, che siamo degli incapaci a rispettare delle regole. Invece noi li stupiremo, anche stavolta li stupiremo, che gli italiani, quando sono in difficoltà, sanno sorprendere tutti. E poi dispiace anche che ci siano ancora tante incognite dal punto di vista sanitario. Non si capisce bene come si sia arrivati a, diciamo, che l'Italia è un focolaio, essere visti, diciamo, come appestati da tutto il mondo. È chiaro che noi
ci aspettavamo di più, diciamo, dall'Europa, non chi vi parla, che mi sono sempre aspettato poco, però, come dire, è il momento anche di rivedere, diciamo, questa Europa che è matrigna, perché chiede e non dà. Noi non ci interessa un'Europa del deficit da sforare, che non si gira dall'altra parte quando qualcuno degli stati più importanti ha bisogno. Noi ci interessa. Questo applauso è per tutti voi, medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in queste ore sta dando il massimo e del suo meglio all'interno delle strutture sanitarie e del soccorso sulle ambulanze in tutta la Toscana e in tutta Italia. In queste ore stanno fioccando molte iniziative e proposte da parte dei vari partiti politici per cercare di sostenere i cittadini, le categorie economiche con delle misure emergenziali, quindi con il bilancio regionale e nazionale. E tutto questo va bene. Noi nel Movimento 5 Stelle Toscana abbiamo deciso di fare qualcosa di più. Avevamo a disposizione 85.000 euro che sono frutto del taglio dei nostri stipendi degli ultimi due anni. E abbiamo chiesto al governatore Rossi di poter aprire un fondo collegato alla protezione civile regionale nel quale versare i nostri soldi, per essere utilizzati poi come la protezione civile decide che sia necessario in quel momento. Sappiamo che adesso l'emergenza è quella di riuscire a trovare mascherine e dispositivi di protezione individuale per tutti coloro che lavorano all'interno del soccorso, soprattutto il soccorso extra ospedaliero. Il rispetto delle regole ha invece caratterizzato i messaggi di Elisa Montemagni e Serena Spinelli. La consigliera della Lega ha invitato i cittadini a fare di più, magari riscoprendo attività perdute nel tempo. Solo così potremmo ritornare quanto prima alla normalità. La rappresentante del gruppo misto ha preso a prestito le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché rappresentano al meglio il nostro spirito combattivo. Infine, Stefano Scaramelli di Italia Viva ha voluto tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni, ricordando la capacità del sistema sanitario toscano di rispondere alle emergenze e sottolineando l'alto numero di assunzioni avvenute per fronteggiare l'epidemia. Avete visto, se vi affacciate fuori, abbiamo un bellissimo sole. Ecco, abbiamo un bellissimo sole, ma dobbiamo rimanere comunque a casa. Lo dico perché settimana scorsa probabilmente il messaggio non era arrivato poi così bene e molti ne hanno approfittato per andare a fare dei giri in passeggiata piuttosto che andare a fare un salto sul pontile o sul mare. Cerchiamo di rispettare le regole. Stiamo in casa. Ci annoiamo? Sì, anch'io mi sto annoiando a morte. Ho già letto un libro, ovviamente ho pulito tutta casa, abbiamo fatto le lavatrici, abbiamo già fatto un sacco di cose molto probabilmente. Qualcuno ha riscoperto anche il bello di stare in cucina. Ecco, io non sono una grande cuoca, purtroppo questo per me non è un'occasione per cucinare, perché tendenzialmente a me non piace cucinare, però vedo tante persone che pubblicano la roba da mangiare e quindi deduco che il buon cibo italiano in questo frangente salta di nuovo alla ribalta e ne siamo tutti molto felici. Ovviamente quello che dobbiamo fare è quello che ci viene detto. Abbiamo visto, tutti quanti siamo al corrente del fatto che comunque il virus ancora oggi si diffonde tra le persone. E capisco che è un sacrificio grande per tutti quanti stare in casa, lo capisco, perché col sole e con queste temperature viene a tutti voglia di uscire, di andarsi a fare un giro o di portare i bimbi fuori. Però dobbiamo fare un sacrificio e uno sforzo, per quanto possa essere difficile oggi, ce lo ritroviamo. Seguiamo quelle che sono le regole che ci dà il governo, quelle che sono già state emanate e quelle che potrebbero essere emanate nei prossimi giorni, perché questo consentirà di ridurre la circolazione del virus e quindi di proteggere le persone più a rischio, ma nello stesso tempo, riducendo la circolazione del virus stesso, ridurre il numero delle persone che si potranno ammalare e anche il rischio che il nostro sistema sanitario nazionale possa andare in difficoltà. Io credo che le parole più preziose in questi giorni ce le abbia date il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quindi impropriamente le ripeto. Cari concittadine e concittadini, senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle risorse di cui disponiamo. Da una parte per ringraziare
ringraziare tutti coloro che in queste ore hanno espresso grande solidarietà e vicinanza. Io non ho avuto modo di rispondere ancora a tutti, però veramente colgo l'occasione per ringraziare per il calore e la vicinanza nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia. Allo stesso tempo anche un messaggio di speranza, di dire che la malattia può decorrere, che può passare, ogni giorno che passa è un giorno in più, è un giorno positivo verso l'auspicata guarigione. Nel frattempo va ringraziato però chi come sistema sanitario sta rispondendo alla grande, gli ospedali sono pronti per accogliere coloro che dovessero avere complicazioni. Ieri per me è una soddisfazione personale veramente forte, avevo annunciato già 2 giorni fa questo inserimento di personale importante nel sistema sanitario, queste oltre 2670 persone, tantissimi infermieri, tantissimi OSS, tantissimi medici, tecnici che aiuteranno chi già sta lavorando, e poi vanno ringraziati i volontari che stanno facendo un lavoro straordinario. Io credo che in queste ore la nostra comunità si sta riscoprendo tale, e credo insomma nel momento in cui anche il singolo si è scoperto vulnerabile, nessuno di noi si è scoperto immune da questa esperienza, però si sta anche riscoprendo dei valori nuovi Per quanto concerne la nostra regione, i numeri dicono che dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 1330 contagiati e 22 decessi. I ricoveri sono 587, dei quali 160 in terapia intensiva, mentre i tamponi effettuati sono 7606, e l'isolamento domiciliare riguarda 10.140 persone.